piacerebbe votare un candidato intelligente e segue un filo logico importante e che sia pieno di bei ragionamenti, insomma un candidato intelligente. Cari amiche e cari amici, splendidi cittadini morialesi, sempre gioiosi, rieccoci di nuovo qui per altre elezioni. Se c'è una cosa certa in queste elezioni è la mia candidatura. Io ho caputo che dovevo ricandidarmi perché Morreale mi ama. Dopo essere stato 2 volte sindaco, 1 volta vice sindaco, 2 volte onorevole della regione, il territorio morialese è diventato la Florida del Mediterraneo. I turisti si ammassano per entrare a Morreale, i negozi pullulano di gente e la piazza è piena di spazzatori impiegati felici che puliscono a tutte le ore. Ho caputo però che devo fare ancora un paio di cosine, quindi devo ritornare di nuovo su quella poltrona da onorevole per terminare quel che ho iniziato per voi, morrealesi. E qui, diciamolo, senza di me il panorama morrealese è zero. Non posso lasciarvi da soli. Ho caputo dall'alto della mia esperienza che per me è un dovere, anche se vorrei dare questo spazio ai giovani, devo sacrificarmi. Quindi, il 28 ottobre, se vuoi un muretto sotto casa tua fatto dall'ANAS, una casa popolare della Lego, se vuoi uno che ti coccoli a tutte le ore, una pacca sulla spalla, l'SMS della buonanotte, un passaggio in auto blu, una pentola a pressione, la mountain bike, vieni da Salvino! Per Pioppo, per Villa Ciambra, per Grisì, per San Martino delle Scale, per Aquino, per Morreale, per tutti, vota Caputo! Ma tu, l'hai caputo? Mi piacerebbe votare un candidato intelligente e segue un filo logico importante. Salutiamo a tutti voi. Io, fedele alla mia terra e al mio partito, UDC, che per chi non lo sapesse significa Unione dei Unione di Centro, ho deciso insieme al mio elettorato che mi debbo recandidare. Con responsabilità ed impegno mi impegno a fare altri 5 anni di sacrifici per tutti voi. E anche se non c'è scritto nel mio manifesto, vi dico, mettete una crocetta e vedrai quello che ti aspetta. Mi piacerebbe votare un candidato intelligente e segue un filo logico importante. Cari amici, care concittadine, cari concittadini, il 28 ottobre vi chiedo un atto di fiducia motivato. Votatemi, perché se non lo sapeste, io credo nella Morreale dei Valori, perché ha molti valori. Non sto qui a descriverli tutti perché ci sarebbe da dire tanto, ma tanto l'importante è che voi mi votiate. Lo so, sono una donna, e qui ci sarebbe la battuta non sono una santa. Ma credetemi, io sono una santa, perché ho tanti valori, altrimenti non ci starei in questo partito. Rigidi valori di pietra. O di Di Pietro, che mi convincono insieme al mio gruppo di fare questo passo importante, un piccolo passo per una donna, ma un grande passo per la moralità. Avevo pensato di chiudere questo discorso dicendovi che, votando me, prendereste 2 piccioni con una fava, ma purtroppo non è più possibile. Quindi chiudo dicendovi che, se votate me, cancelleremo tutti con un colpo di rullo. Vi lovo tutti! Mi piacerebbe votare un candidato intelligente e segue un filo logico importante. Ciao, il mio futuro è ciò che scegli oggi e io ho scelto l'iPad perché è il futuro di oggi.
Mi sono fatto rinchiudere in questo aggeggio tecnologico, così con una semplice app che voi potete applicare nel vostro iPad, voi potete apprezzarmi, appassionarvi, apprezzarmi al muro o per l'appunto cancellarmi. Ho scelto anche l'iPad perché in questa parola ci sono anche due semplici ma per me fondamentali lettere, la P e la D, il PD con l'iPad, che genialata! E poi l'iPad è dell'Apple, che in italiano significa mela, e mi aiuta a dirvi che con una mela Apple al giorno si toglie un problema di torno. Vi saluto ribadendo quello che ha detto il mio nuovo alleato amico compaesano dell'UDC. Metti una crocetta e vedrai quello che ti aspetta. Mi piacerebbe votare un candidato intelligente e seguo un filo logico.